Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: "Seguimi." Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?" Udito questo, disse: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori." La liturgia ci regala per questa giornata il brano della vocazione di Matteo, il momento in cui questo uomo viene chiamato da Gesù in modo personale con il proprio nome, per seguirlo. Colpisce sempre come le storie delle chiamate dei primi discepoli siano delle storie contrassegnate dalla immediatezza e dalla concretezza. L'immediatezza con cui Gesù chiama e questi seguono così in maniera proprio immediata, ma poi anche la concretezza, cioè non c'è una situazione privilegiata, anzi. E i discepoli vengono chiamati sempre mentre stanno facendo il loro lavoro quotidiano. E questo è bello per noi, perché vuol dire che proprio laddove noi siamo ogni giorno, laddove è il nostro contesto di vita, là il Signore viene e ci chiama per nome con la nostra storia, ci conosce in profondo, in profondità e ci chiama a seguirlo. Avremo noi questa immediatezza? Bisogna chiederla questa forza, di avere il coraggio di seguire subito il Signore appena passa e chiama. E poi è interessante la pennellata finale che Gesù dice: andate a vedere, andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. I sacrifici erano le azioni di preghiera fatte nel tempio offrendo gli animali sull'altare, perché venissero prima uccisi e poi bruciati. E Gesù dice che a questa pratica è molto più importante la misericordia. E noi potremmo dire così, contrapporre all'azione la relazione. Cioè non conta niente fare delle cose concrete se poi non c'è una relazione viva che dia identità, che dia spessore a quell'azione lì. Gesù ci invita a recuperare la relazione con i fratelli, allora avranno senso anche le nostre azioni di grazia, azioni di preghiera, i sacrifici che anche noi ogni giorno compiamo. Ecco, chiediamo veramente la forza di avere l'immediatezza di Matteo, di sentirci chiamati, di lasciare tutto, di seguire Lui, di preferire il Signore ad ogni cosa. Lui ci chiama là dove siamo, per vivere l'avventura più grande che ci possa capitare, che è quella di camminare dietro a Lui.